parliamo di coaching. Ieri abbiamo estrapolato un protocollo da utilizzare in una sessione. Abbiamo detto ci sono le domande potenzianti per aprire un immediato dialogo con il nostro inconscio e quindi far sì che la sessione di coaching e l'induzione di ipnosi possano avere una valenza immediata e riuscire anche a superare le persone che magari hanno un controllo altissimo. Grazie poi alla comunicazione non verbale, alle induzioni del dottor Patrick, al protocollo di coaching, riusciamo a mettere insieme anche in un tempo breve la buona riuscita, quindi la scoperta delle risorse, l'utilizzo di tali risorse e il modellamento del comportamento. Tutto ciò, per quello che vedremo oggi, sarà finalizzato al quantum coaching. Che cosa si intende per quantum coaching? La possibilità di portare la mente e l'inconscio dell'individuo alla scoperta di possibilità, basata quindi su probabilità. Passeremo da quello che vediamo, una mente conscia che di solito è fissata sulla mission, ad una mente inconscia che invece è proposta e predisposta a lavorare sulla vision, quindi globale, a riuscire a trovare più probabilità per raggiungere uno scopo più ampio, quindi non un unico obiettivo che solitamente comporta dei conflitti quasi immediati, perché se ho un unico obiettivo la difficoltà è che basta un blocco per far sì che questo obiettivo non venga raggiunto. Se ho una vision globale, quindi il mio obiettivo o il mio risultato in questo caso è più ampio, significa che nel raggiungimento del risultato e non del singolo obiettivo ho più probabilità di scelta. E la scelta dalla possibilità all'inconscio e alla psiche non verbale, alla psiche non razionale del nostro interlocutore di raggiungere immediatamente attraverso la creatività quella che è la soluzione, quindi la buona riuscita. Per quanto riguarda le fasi del processo di coaching, possiamo dire che si tratta di un processo continuo, in cui ogni nuovo risultato è il punto di partenza per l'obiettivo successivo. Abbiamo detto ieri come può avvenire una buona sessione di coaching, che la persona sia predisposta al cambiamento e che voglia arrivare ad un punto diverso da dove è partito. Quindi viene la persona, stabiliamo il focus con l'interlocutore, chiarendo all'interlocutore che quando arriverà ad un obiettivo ha la possibilità di stabilirne uno nuovo per la risoluzione dei suoi conflitti interiori. Il processo di coaching caratterizza tutte le focalizzazioni verso nuove soluzioni. Un coach deve essere quindi capace di fare che cosa al di sopra di tutta la sessione? Creare focus. Come abbiamo visto ieri, una persona bloccata in una fase di stress ha questo schema. Quindi utilizza o un unico canale comunicazionale, un'unica strategia che lo porta purtroppo a uno stimolo che produce immediatamente una reazione, un ricordo non guarito, un blocco energetico, una persona che è partita dalla emozione principale della rabbia. Nel corso della sua vita, con i vari apprendimenti date dalle esperienze, ha trasmutato l'emozione primaria che fa parte della salvaguardia della specie, che è la paura, che ci mette nella condizione di attacco, fuga per la sopravvivenza. Maturando delle esperienze ha trasmutato l'emozione di base in sentimento, che spesso può diventare rabbia. Quindi ad un ricordo non guarito, uno stimolo, uno stressor, un grilletto, così come viene definito, porta una reazione senza l'ausilio del focus, quindi senza l'ausilio della riflessione, quindi senza l'introspezione, quella che di solito viviamo nel momento in cui induciamo una trance, diamo la possibilità alla persona di legarsi a questa energia inconscia, questa cambusa energetica, per far sì che con la sua creatività possa fare luce sulle sue risorse bloccate. Quindi creiamo focus, ingegniamo nuove soluzioni attraverso la stimolazione della parte della mente più attenta allo sviluppo di potenzialità. Se sono nello stimolo reazione, non ho la capacità introspettiva di capire, come quando sono nel focus, che tipo di potenzialità posso utilizzare per raggiungere
non un singolo obiettivo, ma una strategia completa. Portare il coach a scegliere ad agire, perché abbiamo detto attraverso l'azione immediata che viene stimolata dalla scoperta delle potenzialità, si va a fissare questo nuovo apprendimento. Ripetere il processo ad un nuovo livello. Qualcuno di voi è riuscito ieri a fare anche una simulazione o una piccola sessione di coaching utilizzando le domande potenzianti? Marina me l'ho subito, insomma. Ok, Marina, sei riuscito a fare un'esperienza, com'è sì, andata? È andata molto bene. Ok, cosa facciamo? Diamo la possibilità con questa sequenza di domande al nostro coach, quindi al nostro interlocutore, di poter sospendere le domande depotenzianti, come? Rimanendo sul generico. Ok, ne abbiamo parlato anche ieri con Enrico. Abbiamo fatto l'esempio del dottor Paret, non voglio avere debiti, ah, ci sono due persone che vivono sulle panchine, loro debiti non ne hanno, quindi è questo quello che tu vuoi raggiungere? Ah no, in effetti, già solo con questa domanda c'è il focus, dire perché poni la tua attenzione nell'angolo della stanza dove c'è la tristezza, dove c'è la fame, dove c'è la guerra, quindi puntando la tua attenzione, la densità della tua attenzione sul problema debiti e non la densità della tua attenzione su una condizione finanziaria già. Quindi sei sicuro che vuoi questo o preferisci altro? No, in effetti vorrei, gradirei una condizione finanziaria più agiata e adatta alle mie esigenze. Quindi possiamo utilizzare inizialmente questo protocollo con queste domande, pur vero che con il tempo, con l'esperienza, possiamo adattare la quantità delle domande e la stesura della domanda potenziante alle esigenze del nostro interlocutore, in quanto abbiamo visto che il coach, quindi l'interlocutore, utilizza solitamente questo schema, quindi un canale iniziale di accesso che è quello che la persona utilizza nel sociale. Solitamente lo estrapoliamo attraverso gli input, quindi con una prima domanda o con l'osservazione attenta noi possiamo capire se è un visivo, se è un cinestesico, se è un aditivo. La persona, dopo che ha ricevuto l'input, va ad elaborare con un secondo canale le informazioni che ha ricevuto e poi restituisce una, solitamente, reazione. Quando il coach ha delle competenze alte, come quelle che voi state apprendendo all'interno di questo corso, riesce a portare il coach ad un io interno, quindi non solo un'elaborazione, ci sarà in questo caso una presa di coscienza, quindi lo sviluppo delle potenzialità, quindi l'accesso alla mente inconscia quantica, per poi riuscire appunto ad avere uno stimolo, il focus, quindi la riflessione, la generazione di un nuovo comportamento e un'azione ponderata in base alle esigenze dell'interlocutore e non più spinta da un blocco, una persona che vive in balia degli eventi. Avrei potuto fare meglio, diversamente. E noi portiamo il coach a capire che tutte queste potenzialità sono dentro di lui, quindi lo riportiamo all'io interno, con una serie infinita di possibilità e probabilità, per poter poi attraverso il canale di accesso rispondere in maniera più adeguata. Abbiamo nelle fasi del coaching un nucleo di base, quindi la partenza e definizione, l'abbiamo detto ieri, c'è un contratto iniziale. In questa fase si va a definire la situazione, infatti abbiamo detto che il coach si correla non più solo con il rapport, bensì con una relazione che non è una relazione intima, ma è una relazione che permette al coach e al coach di essere in sintonia, di essere in sinergia attraverso le domande potenzianti anche quando il coach è lontano. Perché? Perché abbiamo fatto capire al coach che tutto ciò che si sviluppa nella sessione appartiene al suo potenziale interno. Quindi riuscirà a mantenere alta e attiva questa attivazione, così un coach ha generato una correlazione. Il coach si correla attraverso il rapport e in tale fase comincia a sviluppare nel suo cliente la confidenza in se stesso. Abbiamo detto che c'è la triade, posso, sono, posso, faccio.
L'autostima è la sensazione di essere il trio fondamentale che si utilizza nel coach e nel coaching. È inutile che il coach si metta al di sopra delle esigenze del proprio interlocutore, del proprio coaching, perché andrebbe a depotenziare quelle che sono le possibilità interne. Quindi io non insegno al mio coach, io do una mano al mio coach, faccio leva sulle sue potenzialità interne. Come? Comprendendo i 3 canali e riuscire a portarlo al canale interno, sviluppando le sue potenzialità, quindi sviluppando il trio fondamentale sono, posso, faccio. A livello non verbale, la presenza di questi elementi si palesa attraverso un'aumentata vitalità, che è la base per l'utilizzo quantico della mente, l'utilizzo della mente con la massima possibilità di trovare soluzioni. Mission, obiettivo, unica soluzione. Comprensione della strategia, visione globale, accesso a più possibilità per il raggiungimento di uno scopo globale, non di un unico obiettivo. In tale fase incominciamo a fare che cosa? Creare densità di attenzione. Quindi non è solo il punto della stanza che io osservo che può fare la differenza, ma con che tipo di attenzione io sono in quella condizione. Come sono attento, con quanta densità osservo ciò che ho di fronte. Per il raggiungimento del risultato, siamo ancora nella fase del nucleo di base e arriviamo al secondo punto, nella fase di analisi. Abbiamo visto anche con le domande ieri, dove siamo ora? In questa tappa noi andiamo a fare appello sull'utilizzo delle potenzialità della mente lineare e conscia. Il concetto è anche la creazione di una massa critica di attenzione che ci porterà più facilmente a superare il confine di ciò che ci blocca. Una massa critica di attenzione è indice di una mente che mette in discussione, l'abbiamo visto ieri, da un punto quantitativo, quindi analizzo l'obiettivo singolo, metto in crisi questo singolo obiettivo, quindi genero tensione, per arrivare ad un punto qualitativo, quindi per raggiungere, per arrivare a delle soluzioni, per raggiungere uno scopo. Quindi vado dalla quantità della mission e dell'obiettivo singolo alla qualità dello scopo nella vision globale. Esplorare le opzioni e le opportunità attraverso l'utilizzo delle potenzialità della mente quantica per arrivare a decidere le azioni da intraprendere. In questa quarta fase c'è una presa di coscienza che viene definita inside, quindi il cambiamento del circuito mentale per la creazione di nuove mappe. In questa fase si sviluppa noradrenalina, dopamina, tutta una serie di neurotrasmettitori importantissimi ai quali poi seguiranno nella fase operativa le azioni che sono state definite nel contratto iniziale per il raggiungimento dello scopo. Valutare e definire il nuovo obiettivo in base alle opportunità che sono sorte nel frattempo, quindi nella sessione singola. In tutto ciò la fase 3 è molto importante, l'esplorazione delle opportunità e delle opzioni, perché ci dà l'accesso a e l'approccio soprattutto al quantum coaching. In questa fase, oltre che a generare delle opzioni, si sviluppa un nuovo paradigma, quindi una nuova strategia, sicuramente più completa e più affine, una strategia non più bloccata. Quindi non più stimolo-reazione, ma una strategia che ci ha portato alla comprensione del nostro nucleo interno. In questa fase c'è l'accesso alla creatività. Cosa fa la persona che ha ridotto il blocco? Ne abbiamo parlato stamattina anche con Eugenio, no? Con le varie induzioni. Una persona che ha superato il blocco, che cosa fa? Nel momento in cui noi togliamo l'energia stagnante, nel momento in cui diamo la possibilità alla persona di accedere ad una nuova caratteristica energetica, eliminando il blocco creiamo spazio interiore, una mente rilassata, più spazio per creare delle nuove idee. Una mente bloccata non avrà lo spazio sufficiente per poter elaborare anche pensieri nuovi. Quindi noi, attraverso la decostruzione della strategia bloccante, diamo la possibilità alla persona di creare spazio interiore per generare da sola, attraverso le sue competenze inconsce, una nuova strategia per il raggiungimento dello scopo. Scusate. Ok,
Ok, noi abbiamo finito l'introduzione e siamo alla esercitazione della sessione di coaching. Ok, perfetto. Ok. Molto bene. Quindi, ieri non abbiamo potuto fare l'esercizio in classe. Ora, se riuscite, vi mettete a coppia con le domande che abbiamo trascritto ieri, facciamo una sessione di coaching. Dopo aggiungeremo a questa sessione una piccola pratica del visual squash che vi ha fatto vedere anche il dottor Paret nella docenza della presenza, ossia mettere in una mano la fase critica, analizzarla, dargli una densità, un colore, una forma, e dall'altra mettere la soluzione, quindi vedere noi in un'altra prospettiva. Dopodiché unire in questo caso le due mani, quindi ciò che è uscito, visualizzare questa nuova forma, questa nuova figura, quindi potenziata, e poggiare le mani in una parte del corpo dove solitamente abbiamo visualizzato il nostro blocco. A quel punto lasciamo, dopo l'osservazione della luce, la luce camminare nel nostro corpo per andare a trovare una soluzione. Abbiamo detto un'azione, cosa ci insegna il dottor Paret? Fissare la luce, ripetere una parola, richiudere gli occhi e fissare attraverso l'azione quello che è stata la generazione di nuove soluzioni. Va bene? Vi invito a sottoscrivere al nostro canale, dove mettiamo tutti i giorni dei video nuovi con argomenti inediti, nuovi, interessanti, che vanno dall'ipnosi non verbale al coaching, a tutto quello che può interessarvi. Grazie.